che richiama vecchi tempi, tempi antichi. Dici qualcosa, dai, Roberto, su questa tradizione. Sì, lo stoccafisso o anche il merluzzo, il baccalà, diciamo, lo chiamiamo merluzzo, ma in realtà è il baccalà perché è sotto sale. Lo proponiamo un po' tutti i venerdì a pranzo perché è un piatto che comunque è anche più semplice da fare rispetto allo stoccafisso, al quale invece dedichiamo magari giornate particolari, come la famosa serata che facciamo, come sai, tutti gli anni, purtroppo quest'anno a causa del... situazione è saltata e lo proponiamo sempre il giorno delle ceneri e poi vabbè su ordinazione per gruppi, no? Lo stoccafisso, il merluzzo, sì, sono un'antica tradizione del posto, di tutti i paesi che stanno un po' sulla via del sale perché sono pesci sotto sale, conservati sotto sale oppure essiccati, e quindi sono gli unici pesci che ci sono nella tradizione della cucina oltrepadana, no? Gli unici pesci di mare che possiamo trovare nella tradizione della cucina oltrepadana. E già nel passato sappiamo che, no, ci sono delle immagini di Varzi che riprendono tranci di stoccafisso messi in ammollo nel torrente Staffra, venivano lasciati a mollo un po' e poi durava 18 giorni, venivano battuti, girati, battuti, messi, insomma c'era tutto un lavoro dietro questa preparazione, no? E diciamo sì, che tanta storia e cultura, dai, vale la pena di non dimenticare. Sì, sono tutti prodotti che venivano portati a dorso di mulo, a Varzi c'erano proprio le famiglie di mulattieri, di carrettieri che percorrevano questa via del sale, e questi prodotti sono entrati a far parte proprio della nostra tradizione. Li cuciniamo in due modi, li cuciniamo anche in diversi modi, però principalmente quello alla varzese viene fatto con delle acciughe che vengono sciolte tipo in bagna cauda, leggermente con aglio, olio, e vengono fatte sciogliere lentamente, non fritte, e si aggiungono poi pezzi di tranci di stoccafisso che viene bollito e vengono tolte le lische e vengono messi i pezzi, e oppure l'altra maniera viene fatto in umido con le patate, un pochettino di pomodoro, erba cipollina o prezzemolo. Questa è una versione più light che di solito viene più apprezzata dalla media delle persone, mentre invece quello con le acciughe, vabbè, sono amante dell'acciuga, e riscontro che viene più apprezzato dai locali, diciamo, sempre noi di qua, noi di Varzi, comunque così, io stessa prediligiamo quello con l'acciuga. Anch'io, a dire la verità, preferisco. Lì si arriva molto più personale. Allora Martina, due cose sul salame che producete. Due cose sul salame che produciamo, mantenendo il nostro pensiero di tradizione, il salame è un esempio eclatante. Manteniamo la ricetta che da anni mio nonno ha passato a mia mamma e mia mamma a mio fratello e miei due cugini, che sono dei norcini doc, diciamo. Fin da quando avevano 16 anni hanno iniziato a praticare questo lavoro e adesso mantengono altro onore del nostro salame, diciamo. È un salame, come appena detto, che rispecchia la tradizione. Il salame di Varzi ha acquisito da parecchi anni la tipologia DOP, denominazione di origine protetta, ed è quindi giusto mantenere il salame per quello che è. Noi abbiamo la fortuna di avere ancora cantine naturali dove facciamo asciugatura e stagionatura, quindi i salami sono 100% naturali, non utilizziamo nessuna camera di stagionatura ma solo cantine. Il progetto che abbiamo in mente, e che spero dopo questo piccolo problemino che si è venuto a creare di realizzare, è quello di chiudere la filiera, ovvero creare un allevamento di suini. Questo sarebbe bello, eh? Sì, avevamo già il progetto, si è fermato proprio questo mese, diciamo, eravamo già pronti a firmare, ma purtroppo così, aspetteremo e ce la faremo sicuramente. Appunto, il pensiero sarebbe quello di allevare noi suini, così da controllarli sia dal punto di vista alimentare e scegliere noi il periodo più corretto per macellarli e trasformarli, perché oltre all'alimentazione, che è fondamentale, molto importante anche
trovare il periodo giusto di tra età e peso del suino stesso. Il disciplinare prevede la come razza large white e noi ovviamente ci adatteremo a quello e speriamo di portare a termine questo progetto, perché senza dubbio darà un valore aggiunto a quello che è il nostro salame. Già adesso comunque ci impegniamo anche a prendere suini da piccoli allevatori, e comunque riusciamo a fare nel periodo invernale un piccolo quantitativo di cuciti che comunque hanno d'estate un ottimo riscontro. Prodotto a lunga stagionatura, ci impiega tanti mesi, però cerchiamo, cioè il salame va proprio curato come si curano dei bambini, eh? Cioè dall'inizio alla fine, l'asciugatura, sposta, apri, chiudi, spazzoliamo tutto a mano, siamo su diversi livelli, quindi fai la scala, scendi, sai, cioè apri, chiudi la finestra, è un lavoro, anche curarlo proprio al di là del farlo proprio. Anche per questo siamo all'interno del consorzio salumificio più piccolo. Produciamo in confronto agli altri produttori molto meno. Certo. Cerchiamo di conservare la qualità e chissà un giorno. La speranza è che oltre noi mi sembra ci sia già po' di interesse sul fatto di creare dei piccoli allevamenti in zona, perché piccole, non cose grandi, allo stato semibrado, magari su paglia, come ci avevano consigliato. E mi raccomando, è almeno due Natali. Almeno due Natali deve essere il maiale, dicevano i nonni. Sì, 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 è vero. Da noi dicono due agosti. No, non credo, di Natale lo diceva 13 lune, insomma, questo era il detto di fuori. Non lo so, probabilmente devono fare, sì, devono essere maturi, devono essere maturi. Abbiamo fatto una mia mamma per il compleanno mi ha regalato due maiali, abbiamo fatto una prova, li abbiamo allevati noi per circa poco, in realtà dovevamo mantenerli un po' di più, almeno tenerli fino all'anno. Abbiamo fatto 8 mesi, adesso vedremo come vengono, sono una produzione limitata, solo per noi, è una prova, però... Introdurremo la produzione della porchetta e la bosmesso, se avete mai... Faremo anche quella, va. Ok, vi ringrazio, per ci sentiamo. È arrivato Manolo per caso? Non c'è Manolo, sì. Sì, c'è. E dov'è? Deve attivarsi... Aspetta che arriva. Beatrice? Sì, un attimo. Attiva. Va bene. Stiamo arrivando. Eccoci qua. Manolo c'era. L'avevo visto. Manolo, che fa? Vediamo. Manolo, mi senti? No. Non è arrivato. Richiamalo. Massimiliano? Massimiliano? Aspetta. Sì, ci sono, mi senti? Benissimo, sì, ti sento, salumeria Ceci in via Cavura Voghera, una salumeria che vende non solo salame ma anche altri generi alimentari di qualità. Dici qualcosa, Massimiliano, su quello che fai, che prodotti locali trasformi e che prodotti locali vendi trasformati. Buonasera a tutti, sono Massimiliano Ceci, siamo il fratello Danilo. Gestisco la salumeria di via Cavura Voghera dal 1973. È una salumeria storica, in quanto fra quelle mura esiste una salumeria dal 1973. Circa 10 anni fa abbiamo deciso di valorizzare i prodotti del territorio e abbiamo iniziato a trasformare formazioni con usando il peperone di Voghera, che abbiamo declinato in diversi punti. Quindi abbiamo fatto peperone sul toglio, un peperone in agrodolce e un altro tipo con tonno e acciuga. Successivamente, dopo alcuni anni, abbiamo deciso anche di fare una mostarda di peperone, che ha avuto fortunatamente un grande successo. Poi, sempre parlando di prodotti del territorio che intendiamo valorizzare, circa 3 anni fa abbiamo deciso di trasformare anche la buona regione della Pinizza, e anche questa l'abbiamo declinata trasformandola in una mostarda. Diciamo che sono prodotti che ci hanno
risultato una grande soddisfazione e una risposta molto positiva da parte del pubblico. Il prodotto è piaciuto moltissimo e pensiamo di continuare su questa strada proprio perché vogliamo valorizzare i nostri prodotti dal nostro territorio, naturalmente. Il peperone lo acquistiamo da Andrea Olezza e la pomela genovese la acquistiamo qui probabilmente Spaldinizza, dove c'è la produzione. Questo è quanto, insomma. Poi vabbè, ringrazio. Un altro prodotto importante, Bucarest. Quindi un altro importante prodotto bucarest, una denominazione d'origine comunale, sì, sì. Sì, allora io vendo le ciambelle di Staviglione, poi non so se ti riferisci a quello. E cresco la mostarda di Voghera, Massimiliano. Ah, beh, sì, la mostarda di Voghera, questo è un prodotto storico che è quella è assolutamente un prodotto insostituibile, ecco, perché chi vuole mangiare una buona mostarda deve comprare quella di Voghera. Le altre lasciano un po' il tempo che trovo. Poi naturalmente, vabbè, vediamo il salame di Varzi e selezioniamo anche prodotti di alta gamma che vendiamo nel nostro negozio. Insomma, sono anche delle ottime farine anche. Allora, sì, diciamo che sotto questo punto di vista ho tradito un po' l'oltre po', nel senso che le farine che vendo provengono dal Piemonte e sono le farine biologiche del Mulino Marino di Corsano Belpo. Sono 30 anni che mi servo da questo mulino e ho deciso di continuare su questa strada, insomma. Quindi in questo senso mi ritengo un po' un traditore dell'oltrepò, ma magari in un tempo prossimo magari potremmo inserire anche qualche farina dell'oltrepò, soprattutto queste dei grani antichi che stanno avendo, credo, mi dicono, un buon successo. E poi qui abbiamo un altro produttore di farina che è il Dobriere Mori di Terre Villane di Romagnese. Quindi c'è tempo, dai, Massimiliano. Io spero di riuscire a convincere qualche produttore di prosciutti o slofoni di formaggi a darti qualche formaggio da vendere nel tuo negozio. Avere proprio un negozio che vende prosciutti o slofoni sarebbe interessante. Però molto, è molto. Un lavoraccio faticoso, tu lo sai benissimo, ci abbiamo provato già un paio di volte. Parlare con questi non si sa mai come trovarli, dove trovarli, come ti spediscono il formaggio diventa difficile, dobbiamo trovare il modo. Siamo riusciti a concretizzare, guarda, anche con quel produttore che poi ci proveremo. Voglio insistere. Ti proveremo. Mi sembra giusto. Ok, Massimiliano, dai, andiamo avanti. È arrivata Erika di Agoria? No. Sentiamo dopo, Massimiliano. Erika, è arrivata? Non ancora. Non ancora, non c'è. C'è ancora Erika. Allora io, Manolo non c'è più neanche lui, l'abbiamo perso. Sì, Manolo? Sta parlando con Giro a telefono. Gli ho inviato un altro link per collegarsi, perché non la vediamo. Dai un attimo Mario Maffi. Mario Maffi che... Sì, è andato a finire da un'altra parte. Guardi nella posta elettronica, la dovrebbe essere arrivato adesso un'altra email, l'ho inviato. Provi a guardare un attimo. Tecnologico, perché anche qui abbiamo delle presenze di biodiversità importanti, al di là di tante piccole produzioni locali che devono essere valorizzate anche sostenendo il territorio. Mario, ci mi senti? Sento. Ecco, dai. Sì. Tocca a te, dimmi. Tocca a me? Sì. No, infatti c'è un elenco di persone, allora sono andato con la scuola e ho visto che non c'era. Certo. Quindi poi andremo a fare un bello stoccafisso adesso, a giugno faremo un bello stoccafisso alla Varzese. Ma... Grazie, ci vediamo tutti insieme, promesso. E prenderemo. Prenderemo, soprattutto, alla fine di questo brutto periodo, speriamo, e alla Varzese. Avremo un motivo vero in più per festeggiare. Sì. Prego, Mario. Manolo si sta collegando? Stava con la mano circa 55 anni fa. Non lo sono mica tanti, dai. Sono Dov'è Manolo? Io non lo vedo. Hai parlato di rotazione, hai toccato un tacco per me indispensabile. Sì.
Sì, e era, devo, no, infatti adesso sono andato a cercarla, perché Mario, c'era Mario, che sì, ultimamente, detto, per fortuna, continuava a chiamare. La gente che sta rendendo conto che il terreno va rispettato, vede Eviana e Alain, per esempio, fatto, la loro quello che abbiamo fatto sulla agricoltura, vedi i cicali che lavora col cavallo. Ma vediamo anche, che lo sento interpretare bene, l'inerbimento nei vigneti, l'esercizione saggia dove si può dell'inerbimento. Ecco, parlando della viticoltura in senso lato, punterei il mio argomento su due aspetti. Il primo, che il disciplinare nato nel 70 non ha tenuto conto dei terroir. Ha fatto un disciplinare allargato a 42 comuni con terreni diversi, esposizioni diverse, attitudini diverse, favorendo la produzione in terreni non sempre ottimali, la produzione di certe uve. Quindi direi che un occhio d'attenzione ci vorrebbe su questo, ma soprattutto in questi periodi, vuoi i 55 sì, anni sì, dalla sì. scuola, vuoi i tanti anni del disciplinare, è venuto a mancare una cultura del territorio, e quando dico cultura lo dico a 360 gradi. Quindi l'impegno tuo, e non solo tuo, di favorire i giovani a capire che abbiamo un territorio meraviglioso sotto tutti i punti di vista, farebbe la pena veramente di estenderlo fin dalle elementari e portarlo avanti in tutti i sensi. Detto questo, ritorniamo a bomba. Quindi certamente il futuro deve pensare, in questo territorio così vasto che non si può pavese collinare, di identificare quei terreni che possono dare il massimo dell'espressione finale, il vino, attraverso appunto la qualità che tanto desiderano quelli che vogliono lavorare bene, e essere messi in condizione di poterlo fare nel modo giusto. Altra cosa, e qui mi soffermerò un po' di più, il disciplinare è nato più dai politici che non dai tecnici, e i politici hanno considerato quei vitigni che avevano una certa superficie, quindi l'entità di superficie e non la qualità del vitigno. Per correre le pari, dagli anni 80 si è cominciato a parlare del recupero degli autoctoni. Sia ben chiaro, oggi come oggi, per fortuna inoltre può, la stragrande maggioranza della produzione è comunque da vitigni autoctoni, perché Croatina è l'esempio classico, è un vitigno autoctono. Però abbiamo dimenticato certe perle, dal mio punto di vista, che piano piano stiamo recuperando, però se si era partito con un certo entusiasmo, devo dire che negli ultimi tempi c'è stato un po' un rilassamento. Questo progetto, partito ai tempi, negli anni 80, dall'Università di Milano, con la Regione Lombardia, ma anche appoggiato all'Università di Piacenza, ha fatto sì che una persona del professor Marco, a quei tempi, di creare e istituire sul territorio un gruppo di tecnici che sono andati a recuperare questi vitigni presenti. Sì, la maggior parte di questi vitigni, neanche l'hanno apposta, li ha recuperati. Ah, sì, addirittura nel medio alta Valle Stanfora, perché dove non è arrivato il disciplinare, i contadini che producevano il vino da berci a casa con gli amici hanno mantenuto e riprodotto quei vitigni antichi. Ma perché esistevano questi vitigni antichi? Esistevano perché avevano una loro logica da tutti i punti di vista, che potevano dividere su due fronti: di vinificare in purezza certi prodotti per ottenere vini molto buoni, ma anche, ed è il caso più usuale dei nostri ricordi di infanzia, perché sono creato una certa età, avere nel vigneto più vitigni. Ma la logica era semplice: se ho Croix e Barbera che sono acidi e li faccio in purezza, mi viene l'acidità di stomaco, ma se assieme al Croix e Barbera c'ho l'Uarale e l'Uva della Cascina che non hanno acidità, vado a mediare naturalmente. Se poi c'è un po' di Croatina che mi dà il colore e il tannino, meglio ancora. Se poi c'è un po' di Fresa che mi dà il profumo di Lampone, io vado a compressare il prodotto. Ecco, disciplinare da un taglio netto queste situazioni, che forse varrebbe la pena di rivedere un attimo
ma soprattutto diciamo che alcuni vitigni, grazie al lavoro svolto, sono stati recuperati e direi che alcune aziende le stanno proponendo molto bene. Un vitigno che è rimasto sempre presente però è la Vespolina, meglio conosciuta da noi come Uvetta di Canneto. È un vitigno ben presente nel Buttafuoco storico, ma è presente anche in altre zone e vale la pena attentamente di valutarla. La mia esperienza che ho avuto a Rivanazzano, la presenza anche se in percentuale minima di Vespolina nel Rosso Drapò tirava fuori note speziate che le altre due non ti davano. La Moradella, dall'accensimento fatto a fine 800 da Carlo Giulietti, questo vitigno era tra i più importanti oltre a Pavese, è difficile capire perché sia stato abbandonato così di colpo. E di fatto qualcuno la sta recuperando con risultati molto 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 interessanti. Io ho un rischio che tu conosci, l'uva della Cascina, l'ho riproposto alla Montelio e adesso lo stanno producendo, e anche direi che è un vitigno molto molto simpatico. Si parla, e pare che quattro aziende importanti oltre a lo stiano provando, del Crova come base spumantistica. È una sfida che però può avere una sua logica, perché parliamo di un'uva che non diventa mai di grande colore, che ha una forte acidità, che produce tanto e che può comunque prestarsi. E tutto è nato perché un ritorbidente ha fatto guardavagna, l'ha voluto provare con l'aiuto di Lottina e il risultato è stato piacevole o comunque stimolante e adesso quattro aziende lo stanno provando un po' più grande. L'amico a Cesare che ho intervistato prima è vicino di casa di uno che ha puntato tutto sulla Mornasca e i risultati sono parenti. Io sono parenti, vicini di casa praticamente. Quindi c'è spazio anche per questi vitigni, c'è spazio per il recupero, anche se autorizzato ma non usato più da nessuno, del fregio, del dolcetto. Però ritorno al punto di partenza. Per ottenere un ottimo dolcetto non lo si può fare senza maniera diversa. Lo fai retorbido, verrà sempre fatto. Ma anche bisogna ritornare a recuperare il dolcetto raspa rossa che produce poco, che soffre di fiorificenza in freddo e che al momento della raccolta le tiene sotto la cesta, se no va tutto per terra. Che quello era il dolcetto che ricordo io, che da noi era considerato il vino della domenica, parlo di retorbido e dintorno. Quindi va bene tutto, ma soprattutto l'identificazione del territorio e l'identità del prodotto. Torna in voga la zonazione, Mario. La zonazione, deve esserci la zonazione. Ritorno anche all'altro discorso. Zonazione vuol dire clima, vuol dire ambiente, vuol dire territorio, vuol dire soprattutto natura del terreno, quindi il portinesto adeguato. Ma ritorno ad agganciarmi a quanto è già stato detto, i giovani devono imparare che se esiste un territorio, un terroir e soprattutto una stagionalità della produzione, è perché madre natura quella ci ha dato e solo se avremo un sano campanilismo mangeremo meglio, vivremo meglio e faremo pubblicità alla nostra zona. Grazie Mario, poi noi faremo una serata sul vino. Accendi adesso, come diciamo. Ma col bicchiere o col bicchiere, ma se la facciamo così possiamo avere ciascuno il proprio bicchiere, la cannuccia lunga riusciamo a bere tutti insieme se vogliamo. Purtroppo queste cose adesso ci sono negate, la convivialità è diventata videoconferenza. No. Cosa fai stasera? Faccio una videoconferenza. Spero che mi succeda così tra fidanzati anche. Ma speriamo di no. Oppure possiamo dire, Mario, sono Ciro, ma possiamo dire, bene, facciamo una bicchierata in videoconferenza, ahimè. Questo si può fare, non c'è problema. Ecco, la concordiamo prima. È arrivato Manolo? Sì, certo, è arrivato. Oh, Manolo, dove sei? Fatti vedere. Eccomi qua. Osteria del Campanile di Torrazza Coste. Un'altra osteria slow food,
che fa molto uso di prodotti locali, di ricette della tradizione, quindi di tradizioni non solo gastronomiche, ma anche di altro tipo, se vogliamo, perché il cibo spesso c'è tante grosse tradizioni. Infatti. Ma no, allora ci dice qualcosa di questa sua attività. Adesso che parlo non parlo. Continuiamo. Non mi vedi? Sì, ma ti sento, dai, cominci che poi ti vedo anche. Se no, tu glielo accendi tu. Noi abbiamo un'otteria a Torrette Coste, dopo quando parlo, quindi parliamo dal punto di vista ristorativo 12 anni fa, anche se il locale è molto più vecchio, molto più storico, e dopo gli inizi, d'accordo anche con le persone che si occupano della cucina, diciamo i miei cuochi, ho deciso di sposare il discorso del chilometro zero, della stagionalità. Io sono un po', un termine che si usa, un po' pasdaran sulla stagionalità. Io mi pubblico poco e posto poco perché attirerei magari le antipatie di molti colleghi, perché io quando vedo sui menù di dicembre gli asparagi mi si rizzano i capelli in testa, perché io anche la fragola a Pasqua io non riesco a proporla, perché per me la fragola non può essere spagnola, però i colleghi vogliono farlo, rispetto perché è lavoro, però io faccio la stagionalità, e la stagionalità non c'è bisogno di prendere su internet le esperienze con la stagionalità, che è comunque un po' più lunga rispetto a prima, le cose maturano prima, il clima è cambiato. Non basta chi ha avuto dei nonni in una zona del Nord Italia o dove si trova la sua attività, sa che in inverno si mangiavano le verde, le zucche, patate e cipolle. In inverno noi portiamo molte cose con i cavoli, e qualcuno ogni tanto mi dice: ma sul suo menù lei ha solo cavolo, cipolle e patate d'inverno? Certo, io la famiglia di melanzane di gennaio non la posso fare, va contro il mio modo di pensare, però ognuno fa quello che crede. Provo pur così, Marino. Prego. Va bene così, certo, provo a fornirmi il più possibile dai produttori locali, qualche problemino c'è perché magari compri poco gli approvvigionamenti, però io faccio delle scelte che tu Teresio conosci, perché il peperone di Voghera, sai quanti clienti, o sapete, scusate, quanti clienti entrano da me, magari l'hanno letto sul giornale di 2 anni fa, e dicono: ma il peperone di Voghera è maggio, forse qualcuno lo abbatte, forse si può conservare, io non lo posso fare a maggio, forse a maggio. Io lo conservo molto bene in freezer, Manolo. Perché a secondo? Tagliato in pezzettini, messo in sacchetti in freezer, fai delle monoporzioni per fare il risotto o la peperonate, che sono favolosi. È una buona idea abbatterlo, sì. Noi che abbiamo la possibilità di abbatterlo. Però l'idea di ruotare, noi ruotiamo il menù, 9-10 volte all'anno, un mese e mezzo, massimo 2, quindi viene anche la stagione. Per esempio l'anno scorso abbiamo potuto prendere a Busmenso albicocche meravigliose, ciliegia bagnaria e frutti di bosco sempre da questa persona di Bosmenso. 2 anni fa di frutta non ce n'era e devi arrampicarti sui muri, se no devi comprare la frutta sicura, la frutta al supermercato. Io al supermercato non ti compro, però rispetto il lavoro degli altri. Questa è la nostra filosofia, e adesso possiamo però solo parlarne in videoconferenza perché non possiamo metterlo in pratica. Senti, è come carne e formaggi, dove ti approvvigioni, Manolo? Io come formaggi lavoro per la capra con la fattoria Grater. Marco è chilometro sotto zero perché è sostanzialmente in paese. E per il vaccino e un po' di pecora, questo mi fa molto piacere perché ho un po' di pecora, con Oranani. Quindi biologico, un chilometro filiera corta, carne, e io lavoro per le Fassone con Silvano Picci a Sant'Eusebio, quando ne ha, perché lui ha un allevamento relativamente ridotto. E per la Valtese lavoro sempre con Daniele Fossati dell'azienda agricola IES di Canale Stampa.
Senti, ma cosa, tu il formaggio capracanto lo hai assaggiato? Sì, certo, lo uso spesso il capracanto, lo uso sia nel tagliere sia in preparazioni, certo. Il formaggio fatto da una comunità Slow Food di 12 produttori in diverse zone lombarde, con la stessa tecnologia però con latte del proprio allevamento. E vengono, voi pensate, 10 formaggi che hanno la stessa forma, la stessa consistenza, ma diversi nei sapori, nei profumi, completamente diversi, che uno è prodotto in Val Pirrino, uno in Val Schizzola, l'altro in Val Brembana, e voi vi trovate di fronte a 3 formaggi che hanno caratteristiche olfattive e degustative completamente diverse l'uno dall'altro. Questo è un esempio di biodiversità meraviglioso, tutti fatti con capre camusciate dalle Alpi, però allevati in zone diverse delle montagne italiane. Manolo, poi magari ci risentiamo. Grazie, certo. Agripavia è arrivata? Agripavia non c'è, accendi un attimo. Non è ancora arrivata. Provo a chiamarla ancora. Allora, prima c'era una signora che mi aveva chiesto di intervenire. Era una lettera T, se non mi ricordo male, non mi ricordo il nome però. Sì, deve essere la signora Tonia. Se si attiva il microfono. Tonia, ci sei? Tonia, ci sei? Sì, c'era. Devi attivare il microfono. Devi attivare il microfono, Tonia. Non glielo puoi attivare tu, sì? No. E allora come facciamo? Se no sentiamo un attimo altri due produttori, intanto le mettete in linea. Sì, dai. Ecco, stasera io ho presenti anche due produttori che sono già intervenuti in un'altra serata, che sono Cesare Malerba e Gabriele Mori di Terre Villane. Voglio sapere cosa ne pensano loro dell'importanza, una cosa abbastanza rapida, ecco, non ci divulghiamo troppo, dell'importanza dello stato attivo del terreno. Partiamo da Gabriele e come cura Gabriele Mori lo stato attivo. Gabriele, mi senti? Sì, ti sento. Ciao a tutti. Dunque, diciamo che noi, vabbè, facendo appunto colture così, ci stiamo differenziando un attimino rispetto a quello che è l'agricoltura di alta montagna, chiamiamola così, oltre proprio a Verse. È arrivata pure... Noi facendo mais, cose di questo tipo, siamo biologici, per cui ovviamente non trattiamo con prodotti chimici e con mezzi meccanici per lavorare l'interfila. Per quello che riguarda appunto lo strato attivo, insomma, cerchiamo di anche noi di attuare lavorazioni meno invasive possibili, nel senso che abbiamo acquistato anche un erbice da minima lavorazione con cui riduciamo costi, riduciamo inquinamento, riduciamo cure, cerchiamo di arare il meno possibile con aratri che diciamo vanno tanto in profondità, perché comunque si va, cioè andiamo secondo la nostra teoria a rovinare un po' quello che è appunto lo strato principe più fertile del terreno, via. Senti, una domanda ti faccio, poi la farò anche a Seggere. Mantenendo il terreno in buon stato di salute, le piante dovrebbero crescere più sane, più robuste, più adatte. Quindi è anche grazie a questo fatto che si riesce a ridurre certi interventi di antiparassitari o di insetticidi? Allora, diciamo che nel bio le rotazioni sono fondamentali. Per cui attuando rotazioni corrette, io dico sempre che la terra ti ringrazia, effettivamente un po' è così, perché poi secondo me c'è bio e bio, nel senso noi cerchiamo nel nostro bio cerchiamo anche di ridurre al massimo i trattamenti bio, per cui sì, con le rotazioni corrette, attuando diciamo semine e interventi localizzati, lavorando magari con quel poco colcine che si dà in microgranuli sulla fila, per cui facendo agricoltura di precisione nel nostro piccolo, si riesce ad ottenere un prodotto sano, genuino e una pianta con un portamento diciamo importante, via. È chiaro che vanno acquistati una serie di macchinari che hanno un costo e vanno attuati una serie di accorgimenti che però insomma i risultati insomma nel nostro piccolo li stiamo vedendo, via. Va bene. Cesare? Dimmi che sta arrivando.
Con Cesare. Sì, sì. Ah, ci sei? Ok. Sentito le mie domande, Cesare. Chi è che sta arrivando? Intanto buonasera a tutti, grazie per avermi rinvitato. Mi conoscono, quindi rispondo un attimo. Poi vorrei fare una considerazione sulla, diciamo, sul consumo consapevole, però adesso rispondo alla domanda che mi hai fatto. Nella mia azienda, che coltiva Zeferano, faccio inerbimento totale. Sarà, molti lo sanno, apprezzano anche, devo dire questa cosa, sono una delle poche aziende, è un piccolo pregio che posso così mostrare, sono una delle poche aziende che coltiva Zeferano che fa inerbimento totale. Io non uso nessun tipo di erbicidi, neanche selettivi, pur se consentiti o registrati, per lasciare integra comunque un'integrità, diciamo, batterica, microbica, biologica. Io non uso, casa mia non c'è vertice, non lavoro interfila, io ho delle file, lo coltivo a file di 25-30 cm tra file fila, non lavoro interfila, quindi non tocco niente, addirittura rispetto ad altre aziende agricole, storicamente lo Zeferano viene coltivato a cunetta, no? Su dossetti, no? In Abruzzo, vedete che la regione forse che ha una maggiore produzione, anche una ottima produzione, lavorano, lo coltivano con una cunetta, un dossetto rialzato. Io lavoro in piano, lo coltivo in piano, quindi non vado a modificare quella che è la struttura, diciamo, anche morfologica del terreno. Questo perché per me è importante preservare. Lo so che l'altra volta ho toccato un tasto di una biodiversità un po' utopica per me, però per me esiste, cerco di portarla a, non dico a 360 gradi, è un po' difficile, però cercare di essere il massimo biodiverso, uscire proprio dove posso, dove posso, rispettare questo, un risultato pratico e concreto da soddisfazioni? Tantissime, tantissime. Io quando scendo, adesso ultimamente avrei visto anche delle foto, le ho messe anche sul gruppo di Slow Food, tu vedi nei frutteti, un po' di frutta, un po' di orto, c'è l'erba alta 50 cm e io scendo tre volte e dico ma non la taglio, la lascio lì, ricresce, fiorisce, oltre a soddisfazioni, diciamo così, di carattere personale e filosofico, chiamiamolo, di cuore, di affetto, e anche una espressione economica. È in sala d'attesa. Il prodotto, non toccandolo, non andando, diciamo così, a intaccare quello che è il suo habitat, diciamo, ideale, risponde con una fioritura al giusto momento, con una fioritura più abbondante, senza anticipare qualche anormale fioritura, cioè, quindi dà un prodotto anche più sano, assolutamente non standardizzato e in base alla stagionalità, cioè lo Zeferano fiorisce a ottobre, a novembre, deve fiorire a novembre, cioè non lo si tocca, non si usano prodotti per poter anticipare o posticipare la fioritura, cioè mi dà soddisfazione anche a livello di qualità e di del prodotto, non solo come filosofia di aziendale, ma anche come poi anche economico. Cesare, poi ti interpello dopo sul consumo consapevole, ti spiace, adesso visto che è arrivata Erika, certo. È scomparsa nuovamente, però ci sei, no? Microfono. Sì, mi sento, diciamo, ecco, ciao a tutti. Sento Erika di Agripavia, Erika è una ragazza, posso dire ragazza, che si occupa di vendita di prodotti locali, un po' di tutta la provincia, di prodotti molto legati anche a Slow Food e cari a Slow Food, e quindi lascerei a lei la parola per ci racconti un po' cosa si fa, perché lo fa, le soddisfazioni che si provano attualmente sta facendo consegna a domicilio. Dice? Sì. Pronti? Mi senti? Vedi, senti, dai, alzo un po' il volume, ti sento bene. Esatto, che ci sono, adesso sì. Ok. Allora,
mi devo raccontare, mi hai detto, o devo raccontare quello che stiamo facendo adesso? No, io ho detto che fai bene a domicilio, quindi va bene, ma tu mi devi raccontare perché ti sei dedicato a questo tipo di attività, che tipo di prodotti commercializzi e che soddisfazione ti dà questo tipo di lavoro o che soddisfazione. Allora, te abbiamo iniziato, per chi non ci conosce, nel 2013, a seguito di un corso di un IFTTS, abbiamo conosciuto una serie di produttori che sono tipo a farci lezione, abbiamo cercato di capire quale poteva essere anche a seconda del mercato di Pavia, poi noi vabbè, ci siamo dedicati alla provincia, come doveva essere il bisogno. E allora dal 2013 abbiamo fondato una cooperativa di piccoli agricoltori e produttori solo appunto della provincia, in modo da poter portare quella che è l'agricoltura, e per questo si chiama AgriPavia, anche nel cuore del centro storico, e avvicinare il consumatore appunto a conoscere tutte le realtà agricole e agroalimentari locali. È nata come bottega, quindi piccola ovviamente all'inizio, siamo stati aiutati anche da fondi regionali, e abbiamo aperto una piccola bottega con 10 produttori soci. Poi anche grazie al supporto, sono 30 e più produttori, a supporto di questi primi soci e poi all'interesse comunque anche dei clienti, ci siamo ingranditi, e quindi oltre alla bottega abbiamo creato uno spazio dove potevano ospitare i produttori, in modo che anche loro venissero in bottega a raccontarsi o a vendere il proprio prodotto, a fare degustazioni, insomma, oppure anche dei corsi. Qualche microfono acceso forse. Bisogna vedere, un metodo per comunicare e raccontare il loro prodotto, però ci piaceva il fatto che parlassero direttamente loro anche con i clienti, che vedessero veramente la rete che avevamo creato e si raccontassero delle storie, insomma, perché così appunto i prodotti non rimanessero nello scaffale, come il microfono strerica che ha con la grande distribuzione, ma cercando di raccontare quella storia dietro ad ogni prodotto e i metodi di lavorazione. Se vuoi fare qualche domanda ti faccio intervenire anche. E infatti questa parte qua è importante per molti. Allora è nata la terza faccia di AgriPavia, quindi oltre alla bottega e la insomma, diciamo, piccoli eventi, incontri, anche la gastronomia, e quindi abbiamo avviato una piccola preparazione di tutti quei prodotti che noi abbiamo, quindi sì, questa è la storia. Adesso nasce questa faccia, che è quella del consegna domicilio e del design, quindi abbiamo creato anche sul sito internet lo shop, e tutti i prodotti abbiamo riusciti a venderli anche online e consegnarli, e quindi appunto di noi clienti, speriamo che tutto questo riesca a rimanere anche in un futuro. Sta funzionando questa cosa? Nel 2013 che abbiamo aperto, nonostante problemi, vabbè, però all'interno dell'azienda direi che ci siamo ancora qua, sì, sicuramente con fatica, ma perché vabbè, si sa, ovviamente mantenere comunque un negozio in centro storico non è facilissimo. Io per quanto sono da sola, quindi le idee sono tantissime, si potrebbe sicuramente fare molto di più, però appunto hai la giovane età della tua parte, dai, tieni duro. Allora? Sì, ho fatto come? Sprinte carica, niente, però vabbè, le difficoltà allora, sono in generale si dà nel commercio, ecco. Un nostro ospite vuole fare una domanda. La nostra cliente comunque già si avvicina, cioè dovremmo cercare di riuscire a prendere anche quell'altra clientela che fa sempre un pochino più fatica ad avvicinarsi ad acquistare nelle botteghe o magari andare nelle aziende agricole, quindi anche grazie ad alcuni produttori noi cerchiamo di portare questo pubblico direttamente nell'azienda, quindi ok, ben venga far provare il centro storico, anche tutti
tutti quei prodotti che sono sparsi per tutte le campagne, quindi magari anche lo stesso turista non ha tempo di andarsi a girare la provincia per reperire tutti i prodotti, ecco. Parliamo anche di portarli direttamente nelle aziende, perché ben venga che riescano a conoscere, insomma, le produzioni, il produttore, la stabilità dei prodotti, perché c'è sempre un po' di confusione per chi si avvicina. E adesso che abbiamo acquisito nuovi clienti, vede, cioè, c'è proprio bisogno di continuare ad insistere, parlarne, spiegare la differenza dei prodotti, il territorio, la stagionalità, perché c'è sempre un po' di confusione. Ok. Va bene, cioè, magari ci sentiamo. La signora Tonia, poi... Teresio, c'è una richiesta di una domanda che vorrebbe fare un ospite. Era la signora Tonia, no? Che voleva chiedere. No. Non so se voleva fare una domanda, Tonia, o voleva fare un intervento. Spazio prima da lei. Farei fare la domanda un attimo a Valerio Tagliacarne, che aveva fatto, mi ha espresso la volontà di fare una domanda su questo argomento, forse di cui parlava Erika, e quindi gli chiederei di attivare il microfono ed entrare in riunione. Eccomi qua, innanzitutto buonasera a tutti, è un piacere essere qua e grazie a Beatrice per l'invito. Ciao. Mi sto seguendo con molto interesse. Io non c'entro nulla con il settore, nel senso che non mi occupo di prodotti di alimentari, quello che state raccontando, e tra l'altro sono molto affascinato. Io sono pavesissimo, abito in Corso Garibaldi in questo momento, quindi vi parlo dal centro storico di Pavia, e devo dire che le storie che state raccontando, al salame di Varzi, alla mostarda di Voghera, che assolutamente ignoravo completamente, sono delle storie del mio territorio che non conoscevo affatto. Quindi la mia domanda è proprio questa: io mi occupo di consulenza aziendale, di marketing, di branding. Quello che volevo appunto chiedere è quali sono i mezzi, i canali di comunicazione che state utilizzando, non soltanto in questo momento contingente, ma proprio in generale, per farvi conoscere. Perché penso che, come me, che conoscevo la mostarda di Voghera, ce ne siano tanti. Prego, di sì. È una domanda interessante la tua, Tagliacarne. Sicuramente, dal punto di vista da uomo di marketing, noi possiamo avere i prodotti più buoni del mondo, ma se li conosciamo in 5, in 6, è difficile fare mercato. Quindi la mia domanda era proprio... diventare consapevole, almeno per quanto mi riguarda, di che mezzi utilizzate per farvi conoscere. Qui parliamo ovviamente di piccole produzioni. Sì, sì. Produzioni di nicchia, sostanzialmente, no? E abbiamo persone come Erika oppure la Salumeria Cesi che si occupano poi di vendere questi prodotti. Perché se noi parliamo di mostarda, però di Voghera, mostarda di commercio che non pese, è quantità prodotta per mangiare in maniera Voghera. E sapere che ci sono, no? No, è proprio il punto di saperlo. Adesso anche il negozio di cui raccontava Erika, tra l'altro la gentilezza di dirmi dove, che vado a trovarla volentieri. Io Modeo, sotto fianco del Duomo. Ah, ok. Ah, capito qual è. Sì, sì, capito. Vale la pena, insomma, perché si trova diverse cose. Come divulghiamo? Si divulgano molto nelle sagre, nei mercati locali, perché nel mercato di Voghera, di Campagna Amica, la domenica mattina si trovano questi prodotti. Cesare frequenta molti locali, sia a livello locale che a livello lombardo e non solo, anche fuori, e fa conoscere i suoi prodotti. E come pure altri, no? Che fanno mercati a Pavia, ad esempio il peperone produttore del peperone di Voghera viene a Pavia a fare i mercati tutte le settimane, quindi in quel mercato è un andamento di prodotto per la produzione del peperone, trova il peperone di Voghera. Come divulgazione io le divulgo sui miei canali Facebook, il canale di Slow Food, di Nardi Teresio, pagina Slow Food, pagina Comunità del Cibo, pagina Carne Mazzese, lei punti per dire dove, per cercare di capire dove sono questi prodotti. Però riuscire a trovare canali di divulgazione che hanno un costo diventa già più difficile, perché sono tutti piccoli produttori e affrontare costi di questo tipo non è sempre facile. Pensi che per il peperone di Voghera se ne produrranno 200 quintali all'anno, insomma, non
siamo a livelli veramente minimi. Adesso si sta cercando di ampliare l'organizzazione, l'associazione del peperone di Voghera, i produttori sono arrivati a 7, ma con produzioni minime. Penso che anche per Erika trovare gli stagioni del peperone di Voghera non sia facile, no? 2 anni fa, quando c'è stata scarsità di produzione, fatta la saga del peperone fine settembre, il peperone non c'era più. Lo stesso discorso vale per la zucca del Rettino, per la cipolla di Brenne, che è lì in Lovellino, oppure per la zucca per Tagnina di Dorno. Sono tutti prodotti oggi prodotti ancora in quantità limitata, che però noi diciamo non vanno persi, vanno conservati, anzi. Non si deve arrivare a una produzione industriale di queste cose, ma si deve arrivare a una produzione che consenta di fornire un certo reddito e di fare un certo tipo di mercato e anche una certa attività di trasformazione. E lì si sta operando con delle associazioni. C'è l'associazione Zucca Berrettina, c'è l'associazione Peperone di Voghera, c'è l'associazione della Pomella Genovese, c'è l'associazione Slow Food della Carne di Varzese, ci sono queste associazioni. Il problema è che muoversi su un grande mercato con questi produttori è difficile, perché non ci sono le quantità e non c'è il tempo di farli i grandi mercati, devono lavorare. E qui Cesare fa da maestro stasera, in questa presenza, no Cesare? Muoversi per i mercati, insomma, a volte ci vuole anche del coraggio, perché c'è la campagna che ha bisogno di essere coltivata, lavorata, preparata, seminata, bisogna fare raccolto, quindi si scelgono le stagioni opportune per poter fare mercati o grandi o piccoli. Cesare partecipa anche a grandi mercati a livello lombardo, molto importanti, e lì si fa conoscere. Quindi magari acquisisce anche clienti che poi gli richiedono prodotti per tutto questo. Grazie mille per la risposta. Questa è la situazione, ecco, non, è un discorso difficile, no? Adesso stiamo cercando di gestirli in questo centro che è stato istituito a Voghera, che è l'Hub Voghera, che tu Erika conosci, no? Con Moreno Baggini, stiamo cercando di fare gruppo. Si è riusciti a Natale a fare la cesta dei prodotti di Voghera, certi prodotti all'oltre poco, una decina di produttori, e già quest'anno è stata una conquista a cui mai si era arrivati, insomma, no? Io qui presente Ceci, che ha un po' partecipato anche a questa attività, è stata la prima volta che si è riusciti a fare un cesto natalizio con i prodotti oltrepadani. Quindi ho esaudito la sua richiesta. Sì, sì, grazie, è stato molto. E doveva esserci anche la prima sera, poi non era venuto la prima sera. Non sono riuscito perché avevo una videocall che si è protratta. Invece stasera sono riuscito e mi fa molto piacere essere qui con voi. Siamo qui, insomma, come Slow Food ci fare in questo senso. Poi lei pensa che noi abbiamo dei nostri cataloghi che vengono letti a livello internazionale. Uno è l'Arc del Gusto, in cui elenchiamo tutti quei prodotti in via di estinzione, è semplicemente un elenco con tutti le descrizioni, e invece diventa un che piange. Chi invece diventa presidio Slow Food, una associazione di produttori che rappresenta un presidio del territorio e così via, allora Slow Food ha un catalogo apposta per i presidi, in Italia ne abbiamo circa 315. 306, non mi ricordo in questo momento esattamente, lì per ogni prodotto c'è la descrizione del prodotto, c'è l'elenco dei produttori con i loro riferimenti telefonici, riferimenti di sito web, riferimento mail, e c'è un responsabile del presidio a cui ci si può rivolgere per acquistare quel prodotto. Questo per tutti i presidi, per tutti questi prodotti italiani di un certo valore legato a tradizione, storia e produzione locale. Ci fa delle zone. Perfetto, grazie. Abbiamo solamente la carne di Varzese, non abbiamo altro come presidio per adesso. Stiamo lavorando sulla pomella genovese, sul peperone di Voghera, sulla zucca berrettina. Diventerà presidio, penso, la cipolla di Brenne. Ogni volta che comincio a lavorare con i nostri cari produttori agricoli, con tutti amici, e il lavoro poi quando si è in tanti si complica di più, no? Perché se fossimo solo in due troveremmo subito gli occhi, quando si è in 10 diventa già più difficile trovare. Adesso io torno un attimo, ma la signora Toni doveva fare una domanda. Sì, le chiederei di attivare il microfono però. Prego. Poi vorrei parlare ancora con Elena e poi con Cesare, ok? Andiamo avanti perché c'è qualche problema probabilmente di collegamento. Andiamo avanti, poi vediamo dopo. Allora, Alea, mi senti?
Con chi parla? Alen deve attivare il microfono. Alen, attivi il microfono? Sì. Ah, non è andato a dormire, no? Senti, tornando alla biodiversità. Sì, io vi sento. Pronto? Io vi sento. Si parlo? Io sono Tonia, io vi sento. Signore, buonasera. Mi dica. Io mi presento. È così, io non mi occupo nel modo specifico di agricoltura, sono una scienziata e mi sono occupata di nanotecnologie. Sono un'esperta di laser a cascata quantica, un tipo di radiazione che, poiché ha un'intensità molto bassa, può essere usata sia a scopi, diciamo, medici, ma anche in campo dell'agricoltura. Per esempio, si riesce a vedere la concentrazione di acqua che è assorbita in vivo dai vigneti, no? Per rendere conto dell'importanza della cosa. Questo che cosa potrebbe portare? Potrebbe portare un grosso giovamento, diciamo, non mi riferisco alle piccole case, perché avere un dispositivo nanotecnologico del genere significa avere minimo 300.000 euro nel comprarlo, no? Però giusto per darvi una chicca, diciamo, delle potenzialità di questi strumenti. E quindi questo è molto interessante, perché uno è svincolato, diciamo, dalla necessità delle annate, no? Perché io devo aspettare un'annata buona per avere un buon vino, come sempre. In questa maniera tu hai la possibilità di una garanzia di qualità. E quindi questo è un discorso che andrebbe fatto con delle grandi aziende. Come si parlava dell'Oltrepò, era carino che io dicessi questa cosa. Quando lavoravo in normale e di questa idea, infatti si interessò un nome importante, diciamo, del Chianti a questo progetto, giusto per inciso. Inoltre sono presidente di un'associazione di artisti e scienziati che si chiama Ipazia, e siccome siamo una realtà che è nata a Pavia ed eravamo squattrinati, vi dico la nostra esperienza, perché come fare team e gruppo sia importante, perché noi siamo riusciti a fare delle cose straordinarie. E fino a un festival di 3 giorni sulla costiera amalfitana abbiamo avuto una visibilità un mattino, Corriere del Mezzogiorno e altre, senza avere un ufficio stampa. E il cibo ha avuto in quella sede un momento fondamentale. Noi siamo andati praticamente a Minori, che Minori, non so se lo conoscete, è la patria di... siamo vicino alle Alici di Cetara, siamo vicino a Salvatore Verisse, dei nomi importantissimi. L'idea che mi è venuta, siccome sono di Suma Vesuviana, anche se io sto a Pavia, diciamo, abito a Pavia dal 2011, l'idea di cosa mi è venuta è di invitare prodotti di qualità non così conosciuti nella patria di Salvatore Veneto. E quindi abbiamo fatto un buffet straordinario con prodotti tipici, per esempio a Suma Vesuviana c'è sia il baccalà che le albicocche, che sono chiamate somnole perché dal greco significa pomodoro, e la gente l'ha confrontato immediatamente con Salvatore De Risco. Abbiamo avuto un successo enorme. La persona che ce l'ha data si è ricordata morte, che se proprio un altro in genere l'occasione. No? Un'altra cosa che mi hanno fatto è stato un progetto per l'Expo la cultura cibo della mente. E quindi noi ci siamo avvicinati a queste tematiche. Io mi sono appuntato un po' di cose. Non so se conoscete. Tonia. Scusami, non vorrei interrompere le tue cose, sono sicuramente molto interessanti. No, volevo fare una domanda inerente. Ecco, brava. Passerei una domanda di modo che chi possa darti una risposta. Sì, no, era una domanda perché vi ho fatto questi preamboli.
Perché per esempio insomma Vesuviana, che sicuramente non c'entrano niente con lo stoccafisso, perché è entrato con la controriforma nel 1500-600, è diventato un punto di riferimento e arrivano ogni 4 anni persone persino dalla Francia. Cioè creare un evento, un qualcosa di particolare, avvicinando anche realtà piccole, ha portato a qualcosa di particolare, perché voi vi ponevate il problema: come facciamo che siamo delle realtà piccole? La risposta allora è stata quella di creare un evento. Ma vado subito alla domanda che mi era posto. Mentre parlavate, io mi sono ricordata che c'è un comprensorio tra Milano e Pavia, che sono i nipoti di Natta, del chimico Natta, non solo se lo conoscete, Trascinatta. Sappiamo chi è. Cioè, non sarebbe copiare questo sistema di cose, cioè mettersi insieme in modo tale che come loro sono riusciti a portare un'agricoltura indietro di 1000 anni, ripetere lo stesso esperimento, anche perché loro hanno fatto un grado molto importante, riescono ad avere un'agricoltura sociale e riescono anche ad avere un format che stanno vendendo anche all'estero, cioè il loro esempio, perché è solo quel tipo di esempio che non viene fatto in Lombardia ma viene esportato in altri paesi. Bene, Teresa, vuoi rispondere tu? Io posso risponderle in parte, signora, una domanda così. Qui parliamo, non parliamo di grandi superfici, di grandi estensioni, parliamo di piccole superfici. E parliamo di grossi investimenti su quello che lei dice, perché non sono piccoli investimenti quelli che hanno fatto in questo comprensorio tra Milano e Pavia, sono investimenti grossi che hanno fatto. E arrivare oggi a pensare di esportare il peperone di Voghera negli Stati Uniti mi risulta difficile, come mi risulta difficile parlare di vendita di pomelle genovese negli Stati Uniti, quando abbiamo 30 ettari di pomelle genovese coltivati in oltrepò'. E come mi risulta difficile farlo per il mais sottofilo, la zucca berrettina di Lungavillo, le patate del Brallo. Cioè sono tutti prodotti che vengono venduti completamente oggi a livello locale. E pensare di ampliare le produzioni fino al punto di venderne quantità necessarie per poter aprire il commercio nazionale o internazionale, non lo so se si riesce a farlo in tempi brevi, qui ci vogliono tempi lunghi, ma veramente lunghi, per pensare a una cosa del genere. Questo che dico, no? Ma il figlio ha iniziato, proprio il figlio del Nobile nel 1996. No. Il figlio del Nobile avrà avuto anche i capitali sufficienti per poter fare un ragionamento di questo tipo. Perché loro avevano bisogno, per esempio, di 1400 ettari, e su 1400 ettari ne hanno mi sembrava la risposta di Teresio, Tonio, mi sembrava... Ripariamo di tutto un po', signor, più o meno, dai. Difficile una situazione di questo tipo. Questi sono tutti prodotti che vanno venduti nei mercati locali, raccontati a chi li compra, offerti ai locali, raccontati a chi li mangia. Allora riesco a un certo successo. Ma io non mi riferivo al... Cioè, sì, io... Alla seguente, e poi finisco. Loro lo usano esclusivamente per il riso. Con il riso uno riesce a fare questo tipo di cifre. E poi, quel poco che si riesce a fare come autenticità del prodotto, viene più facile da vendere e viene commisurato anche alla qualità del prodotto, cioè penso che così uno più facilmente, pure se deve pagare qualcosa in più, lo paghi. Ha capito, voglio dire, cioè loro hanno fatto un'idea di marketing particolare, quindi col riso sono andati in ampia produzione, tutto il resto che si fa di meno viene da quelle zone e quindi io non spendo di più. Se è una cosa, ripeto, se è realizzabile per prodotti facilmente deperibili come quelli di cui stiamo parlando. Bene, no, bene. Un prodotto che si raccoglie da agosto a ottobre
se non, li so, se non lo si vende in quel periodo, il peperone viene buttato. Idem per la zucca viene raccolta a ottobre, poi si conserva fino a marzo, e poi, ma ci sono 200 quintali di zucca berrettina, penso che anche Erika col suo negozio faccia fatica a trovarli questi prodotti, vero Erika, in certi momenti, che sono prodotti che finita la festa del pere sono finiti. Quindi cioè è un progetto, probabilmente ne ho sentito parlare di quel progetto, di quella grande azienda, di quella grande realtà, ma è un progetto che per il riso può avere un significato, anche per altri prodotti di grande, coltivati in modo estensivo, in modo intensivo su grandi superfici. Per questi piccoli agricoltori che lavorano, che vivono dal loro lavoro in un'azienda che ha una superficie massima di 10 ettari, diventa tutto molto più complicato. E anche perché è molto diversificata la produzione. Bene, Teresa, io passerei di nuovo ad Alan, che abbiamo interrotto. Alan, scusa. Scusa il... Alan, vai pure. Da te sapere una cosa. Tu hai parlato di biodiversità del terreno, no? L'importanza di questa biodiversità nella digestione della sostanza organica, le cose che noi lasciamo sul terreno e che vengono decomposte. Io so che tu, come grosso tutela del terreno, in certi casi eviti addirittura le lavorazioni. Ho visto la tua semina delle patate, il tuo trapianto di patate, parlamene un po', Len. Forse Viviane è più brava a raccontarla. Ma no, è lui che vuole, perché a Len è... Lo so che lei è, tu sei più bravo, lo dici sempre tu che tu devi lavorare, lei pensa, quindi lo chiedevo te, però se lo vuoi dire perché lui è seguace di Fukuoka, di tutta questa agricoltura selvaggia, tra virgolette. Noi non abbiamo nessun mezzo meccanico, lui concede solo alla mietitrebbia di venire ad arare, a raccogliere il grano, per il resto abbiamo solo le nostre braccia. E quindi la sua teoria di non lavorare il terreno, insomma, ci permette di risparmiare un po' di energia, un po' di fatica, quindi... anche nella raccolta, questo, basta che... sì, allora, in due parole, le patate, comunque il concetto è quello, è il fatto di risparmiare energia. Quindi la semina delle patate viene fatta in realtà senza la lavorazione del terreno, quindi... Chi ne ha piantato, ne ha seminato qualcosa, 40 quintali, ovviamente mi starà guardando con degli occhi grandi aperti, però diciamo che noi in questa epoca, diciamo marzo-aprile, mettiamo le patate direttamente sul terreno. E andiamo a ricoprirle di più o meno 40 cm di paglia, quindi c'è un bel strato di paglia. Ovviamente non facciamo ettari di questo, perché in realtà lo facciamo in modo scherzoso, facciamo un campo al massimo una mezza vertica, e assieme a altri organizziamo una giornata, una risottata, un momento conviviale. E più che altro è il concetto che è interessante. Quindi mettiamo queste patate, copriamo di paglia e il lavoro è finito, nel senso che da quel momento le dimentichiamo. Normalmente in quella stagione sopra questa paglia viene la pioggia, e una volta che ha piovuto su questi 40 cm di paglia, sotto il terreno diventa tutto morbido e rimane umido per tutta la stagione fino a ottobre, diciamo. E quindi le piante, la patata si sviluppa e fa i figli sotto la paglia, e la pianta cresce in mezzo alla paglia e sbuca lì fuori dalla paglia. Le erbe crescono poco, perché la paglia impedisce, diciamo, alle erbe di crescere, anche se crescono nel campo comunque. C'è qualcosa, però non è qualcosa che crea problemi per la crescita delle patate. E a settembre, ottobre, anche novembre, prima dei primi geli, si può raccogliere le patate, facendo, come dicevi, nessun sforzo, perché la pianta ormai
è andata a deperire, però basta prenderle, sollevarla e vengono le patate fuori dalla paglia senza fare nessun lavorazione. Quindi, servono anche perché se te le dimentichi o non hai tempo di raccoglierle, le puoi trovare anche dopo una gelata sotto la paglia. Allora bisogna per essere onesti, in realtà bisogna dire che una lavorazione minima del terreno andrebbe fatta, nel senso che avendo dei terreni come li abbiamo qua molto argilosi, molto duri e secco, è ovvio che in questo modo la patata non trova la morbidezza da poter sviluppare, le patate rimangono abbastanza piccole. Si fa una lavorazione minima, diciamo anche di 10 cm, quindi poco niente, rompi, riesci a far sì che la patata, diciamo, trova una morbidezza durante l'estate e via dicendo, e che quindi gli permette di avere un sviluppo un po' più importante, avere, diciamo, delle patate un po' più grosse di quelle che trovi normalmente. Va bene, adesso invece passo a Cesare, che mi vuole dire qualcosa dal suo punto di vista sul consumo consapevole. Però Cesare, 5 minuti. Anche meno. Beh, anche meno. Sarà difficile, dai. No, volevo non ce la fai in 5. Consumo consapevole. Poi sono due concetti fondamentali che sono poi anche poi i miei concetti. E anche citare due dati che sono penso significativi, no? Cioè, cosa intendi? Cioè, intendiamo, no, noi per consumo consapevole? Cioè, vuol dire prodotti di che tipo? Cioè, secondo me, io penso un consumo consapevole quando è un consumo anche etico, cioè sapere quando, Teresio, dove, come e che cosa mangiare. Quando, dove, come mangiare. Pronto? Esatto, ma soprattutto un'altra cosa. Pronto? Rientra anche il discorso anche di rispetto. Pronto? Verso sia l'ambiente, quello che abbiamo detto, ma anche rispetto verso gli animali. Ieri leggevo, ma sei uscito dalla chat? In nome di un consumo che non è sicuramente consapevole, ma un consumo invasivo, invadente, compulsivo, che è ciò che non mi trovo d'accordo, in nome di un consumo che non è consapevole, vengono uccisi, Teresio, leggevo, circa 48 miliardi di animali all'anno, pesci esclusi. È un numero strabiliante, cioè vuol dire che noi talvolta cuciniamo sia per rispetto, oltre che verso l'ambiente, anche verso gli animali. Andiamo proprio a volere fare consumismo, fare qualcosa di invasivo, andando ad alterare e non rispettare l'ambiente. 48, leggevo una cosa, uccidiamo tanto per mangiare, per abbuffarci, per mangiare, cioè per ingolfarci di cibo. Vengono uccisi 48 milioni di animali all'anno. Cioè, questo qui non è un concetto. Ragioniamo anche su questi dati qua. Saranno dati, diciamo, filosofici, teorici, ma sono dati diciamo facciamo la situazione degli animali, la conosciamo benissimo, è veramente ci rendiamo conto di questo, ecco. Io ci chiedo anche a riflettere su questo, ecco, che è un dato che è importante. Io su queste cose faccio riflettere sempre tanti bambini. Quando io parlo di parlo di cibo buono, pulito e giusto, ok? Lasciamo stare l'aspetto buono, che il cibo è buono, hai premuto il pulsante rosso, contento di stare in compagnia, ma è pulito quando viene prodotto con tecnologie pulite. Tieni il microfono spento però, perché sennò... E quando rispetta il benessere animale e quando rispetta la biodiversità. Questo è il concetto pulito. È giusto quando non sono sfruttate persone per produrlo, quando è venduto a un prezzo che sia accessibile al consumatore e remunerativo per il produttore. Quindi c'è un concetto grosso di consumo consapevole. Dietro al cibo di slow food c'è tutto questo, no? Se io mangio la carne prodotta in Amazzonia, dove hanno bruciato milioni di ettari di foresta per allevare bovine, per fare coltivazione di mais in modo in monocultura con 3 raccolti all'anno, quello lì sicuramente non è consumo consapevole, perché quel tipo di agricoltura sta distruggendo l'ambiente e sta distruggendo il pianeta, arrecando a tutti gravi danni. Questa è la logica, no? Il benessere è fondamentale, nell'allevamento del bestiame è fondamentale. Però se io vado a comprare carne in un allevamento delle nostre colline, dove le tengono per buona parte dell'anno al pascolo, le tengono in stallo ovviamente in inverno, si nutrono di fieno, un po' di ovviamente di mangime che serve per raffinare la carne, se è un bovino di carne, penso che sia allevato nel pieno rispetto dell'animale, no? Il concetto di benessere viene osservato. Poi dovremmo mangiare meno carne.
Perché è rosso? E mangiare carne, una volta alla settimana mangiamola una, ma mangiamo una carne buona e torniamo a rispettare l'ambiente, perché l'allevamento di bestiame è una delle cause principali di inquinamento, e questo lo sappiamo tutti ormai, no? Ho visto recentemente un servizio sulle stalle nel Bresciano, ha fatto vedere in televisione, a Report, li fanno vedere tutti, dove lo spargimento dei liquami che fanno nei campi in aperta campagna crea una quantità di ammoniaca spaventosa che poi va nell'atmosfera, ovviamente crea inquinamento, no? Però questo non è il tipo di allevamento che ci vorrebbe al giorno d'oggi con tutti i problemi che abbiamo, no? E pare che sia anche una delle cause di una situazione ambientale lombarda, in primo piano, insieme alle microparticelle, all'inquinamento dovuto alle macchine, all'impianto di riscaldamento, c'è cioè questa concorrenza dell'agricoltura che sta facendo dei disastri. Così che quindi a livello polmonare in quelle zone tanti hanno dei problemi, no? Se poi qualcuno comincia a dire che il coronavirus si lega alle microparticelle e si trasporta nell'aria qua e là, insomma, sarà da documentare, sarà da dimostrare che qualcuno comincia col dirlo, no? Tu ti ritrovi un po' di vento che ti porta le particelle da Brescia a Milano e a Milano si contaminano il coronavirus, cioè, sono tutte logiche che ti vengono in mente. Però l'inquinamento sicuramente concorre molto anche in queste situazioni sanitarie che si stanno un po' diffondendo, no? Questa è la prima pandemia importante negli ultimi, penso, perché quella avuta precedentemente noi quasi non ce ne siamo accorti, no? La SARS o di altre cose, ma però se torniamo indietro al 1915, quando è stata la spagnola, quella è stata una pandemia importante sicuramente, perché 50 milioni di morti non sono stati pochi in quegli anni, no? E speriamo non ne tornino più, ma comunque abbiamo cominciato un ciclo che magari periodicamente si potrà anche ripetere, no? Perché abbiamo distrutto troppo la natura. Quindi quando tu un ecosistema lo distruggi, lo corrompi in questo modo, poi ovviamente le conseguenze. Ci sono altre domande? Non saprei, ma credo che l'ora è ormai tarda. Non ho più visto Mario Maffi. Sarà scappato. Mario, ci sei ancora? Mario? Ci sono. Ciao. Eccolo. Bene. È stata una serata gradevole, direi. Poi lascio Beatrice, come l'ha aperta, la facciamo chiudere Beatrice. Beatrice ancora lì, non è andata a letto, no? No, sono qua. Presente. Facciamo chiudere Beatrice, io intanto vi ringrazio tutti e speriamo di rivederci. Se perdura questo, per noi oltre 70 anni pare che debba durare un po' più di tempo questo periodo. E io sto pensando di trasferirmi in collina, le vicinanze della casa di paglia con una tenda, però darò una mano a tostare le pecore e loro mi stanno, no? Teresi, io avevo chiamato Mario non casualmente, non per sapere solo se dormiva ancora, insomma, ma semplicemente per dargli un appuntamento per parlare di vino, perché credo che per chiudere, no? Non per chiudere, ma per mantenere anche vivo l'Oltre Po, bisognerà parlare anche di vino, insomma. Ovviamente senza nulla togliere a tutte le produzioni. E credo che Mario sia la persona più adatta, proprio come ci ha dato modo stasera di ascoltare, di parlarci di vino. Niente, passo la parola a Beatrice. Approfittiamo del fatto che c'è il figlio a casa adesso di Mario. Certo. E Mario, essendo over 70, potrà muoversi solo dalle 10 del mattino alle 6 del pomeriggio, da quel che ci dicono. Mario, come sei? Io mangio. Vabbè, ma se potrò uscire, andrò io. Quando il figlio lavora, andrò io ad accendergli il computer. Là. Vabbè, siete a retorbito. Siamo a retorbito, quindi. Vabbè, dai. Bene. Niente, io vi ringrazio
ho trovato uno spunto da quello che ha detto Valerio, cioè mi è venuta una così, un'idea. È vero che magari ognuno di noi singolarmente fa fatica a seguire i social oppure a organizzare proprio la propria visibilità, no? In qualche modo. Però secondo me si potrebbe fare qualcosa insieme, cioè dare, confluire le nostre esperienze, le nostre attività, le nostre esigenze, diciamo un po' il profilo, no? Di ognuno di noi, potremmo confluirlo in un luogo comune dove poterci mettere in mostra. Non so se mi sono spiegata, cioè magari unire le forze per fare qualcosa per farci vedere e nel senso e anche continuare magari a confrontarci continuamente e proprio unire le forze. Tu che dici, Valerio? È un sogno che si può. Io direi che è un ottimo suggerimento, nel senso che io mi pongo proprio da ascoltatore. Stasera ho portato a casa informazioni che in 45 anni non avevo mai sentito e credo proprio che il valore del territorio in questo genere di serate venga assolutamente fuori. Quindi sia anche in queste formule, nel senso che come sono stato colpito io, penso che possano essere colpite più persone, o in questo modo, oppure una concertazione, perché giustamente, come diceva Teresio, si tratta di piccole realtà e quindi anche, diciamo, di piccoli budget a disposizione, ma molto probabilmente piccoli budget tutti insieme possono creare comunque delle possibilità di comunicazione, di utilizzo di certi canali che tra l'altro i social, se si vuole partire da lì, non gravano così tanto a livello di costo, è più un discorso di organizzazione, come diceva Beatrice, di una comunicazione continua, costante, coerente di quello che avete messo sul tavolo stasera. E credo che sapere da dove arrivi in un posto, raccontarlo, quindi utilizzare un po' di storytelling che va tanto di moda come parola, però raccontare il prodotto lo faccia percepire e apprezzare ancora di più. Io comunque molto volentieri metto anche a disposizione di questo gruppo che poi non è un gruppo, nel senso perché non è stato pensato come gruppo per operare in un determinato modo. Ci siamo trovati a confrontarci in qualche modo nelle varie attività e potrebbe essere interessante, ecco, utilizzare. Io metto i miei canali, la mia disponibilità a disposizione di ogni azienda che magari vuole confluire in questo gruppo, perché sicuramente facciamo un discorso più completo sul territorio, perché ognuno di noi ha un'esperienza diversa, ha una storia diversa, però le potremo raccontare tutte e le potremo anche unire nella diversità di ognuno, avere proprio un gruppo omogeneo e unito, insomma, e concentrare anche, diciamo, la forza proprio che si può avere poi attraverso questi canali di comunicazione. Sommato abbiamo raccolto 15 produttori queste 3 sere, anche 18. Eh sì. Sì, Sono pochi, no? e non sono pochi. E Posso soprattutto. fare una domanda a Valerio, giusto? Che se ho Sì. capito è la persona che si occupa di marketing. Sì. Mentre voi parlavate, io ho trovato l'intervento di Beatrice molto molto interessante, anche perché lei ha detto una parolina, secondo me magica, luogo. E mi è venuto subito in mente che Pavia, avendo delle corti particolari, sono proprio a misura, diciamo, del piccolo cortile, cioè l'immagine di creare un evento
di risonanza particolare. In ogni corte, per esempio, c'è Edda, poi i 15 produttori, poi ci sta Beatrice con i biscotti, ma non solo quello. Io senza problemi ho scritto e ve lo do proprio senza problemi, ho scritto un progetto che si chiama La cultura e il cibo per la mente, e poi non mi ricordo l'altro qual era, no? E viceversa. Dove abbinare poi, vi faccio un esempio, il biscotto di Beatrice, come è nata nell'Oltrepò, è molto vicino ad Einstein e alla musica. Quindi pensare a un evento socio-culturale, innovativo, che non c'è in Italia, e piano piano farlo crescere. Quindi questo non significa avere una grossa produzione. Io che ho girato tutti i festival in Italia e in Europa, vi posso garantire come è nato il Festival della Letteratura di Mantova. È nato così. L'unica cosa è che c'era un'organizzazione continua e un po' quello che è successo a Matera, no? Cioè chiaro, le istituzioni hanno creduto nel progetto e quindi hanno aiutato con un sistema di accoglienza in modo tale che l'utenza era un'utenza, diciamo, di ricchi, di giovani e così via. Questo è un però fa vale. Via dopo già che non c'è più il Festival di Capelli, non ce l'ha un evento del genere. Quindi io penso che Beatrice abbia detto una cosa fantastica stasera. Però io non volevo dire questo. Perché Pavia si presta benissimo, le competenze ci sono, c'è un luogo per ogni. Volevo sapere dalla persona di marketing, che ho capito bene Valerio, che cosa ne pensava di questo. Ma allora, sono del parere che ogni possibile opportunità di fare qualcosa di nuovo valga sempre la pena sperimentare. Cioè. Il mio invito e suggerimento è quello di sposare sia l'attività offline, quindi dal vivo, come quella che hai suggerito tu in questo momento, non pensando al momento contingente, nel senso che a un certo momento. No, cioè, uno lo pensa per dire. Voglio respirare qualcosa di nuovo, spazio, no? Dopo che ci usciamo da questa situazione. E nel frattempo prepararsi con i social. Sì, io quello che intendevo era proprio questo, cioè di integrare sia la presenza dal vivo offline, sia una comunicazione continua, costante, coerente online. E poi un'altra cosa, non dovrei dirlo da consumatore, ma non è tanto un discorso di capacità di produttiva maggiore. Il lavoro che fa il marketing e di conseguenza il branding, cioè quello di far diventare un marchio riconosciuto visibile, facilmente identificativo, permette anche di ragionare sui prezzi. Cioè, quindi io come consumatore maggiore valore percepisco di qualcosa, più sono disposto a non fare la battaglia del prezzo e spenderci magari quei 2 euro, 3 euro. Esatto, quello che cercavo di dire io prima, però in mal modo, perché non mi so esprimere bene, però era quello che volevo dire. Nel senso che cioè il fatto di fare delle azioni di marketing, che altro non sono azioni che impattano sul mercato, non ha solo lo scopo quello di vendere più prodotto, ma di vendere con maggiore valore quello che andiamo a produrre. Quindi probabilmente ci possono essere delle strategie di questo genere, e ovviamente io capisco che come realtà di imprenditori, vi uso soltanto un secondo, vi faccio i complimenti perché siete eroi, e questo dovete saperlo. La cosa difficile è dover gestire il tutto. In realtà sono degli aspetti che se si fa in condivisione con altri produttori può diventare sicuramente più agibile. Bene. Dai, chiudi. Allora ci fermiamo qui, ci diamo l'appuntamento magari tra una quindicina di giorni. Anche. Teresio, cosa dici?
dobbiamo pensare quando fare il vino adesso la prossima settimana, può darsi che la Romellina voglia fare un intervento, devo sentirli bene. Bene. Sì, sì, va benissimo, parliamo della Romellina. I Romellini. Potremmo fare un intervallo con l'Oltrepò e parlare della Romellina, ovviamente sempre tutti invitati al prossimo incontro, che sia Oltrepò o Romellina. Quindi direi ci sentiamo, Teresio, per... Il referente lo appunti, diceva Romellina, ma non l'ho visto, Franco, e quindi lo sentirò domani al telefono. Perché a dire il vero mi piacerebbe chiudere con questi appuntamenti, i primi tre appuntamenti, il quarto, chiudere con il vino e poi magari possiamo passare alla Romellina. Che dici, Teresio? Chiudiamo col vino la prossima settimana, tra 15 giorni, e poi si sente la Romellina cosa vuol fare. Ecco, io passerei, se Mario è disponibile settimana prossima, non so se ha impegni serali. Sì, no, il figlio è ancora in casa. Mario, tu ci sei ancora nella prossima settimana? Sì, siamo qui. Benissimo. Ci siamo. Dai. Bene, allora con Mario magari appunto prendiamo accordi per parlare del vino. Già settimana prossima possiamo farlo. Chi convochiamo con Mario? Il presidente del club Buttefuoco? Sì. E qualche cantina, magari anche qualche... Questo lo lascerei scegliere a Mario a questo punto. Sì, no, io volevo fare un suggerimento, magari anche qualche cooperativa, qualche cantina storica che potrebbe... dire anche la sua come esperienza, o no? Abbiamo Torrevigna. Vabbè, ci facciamo suggerire da Mario, che è lui l'esperto. Dai. Ci sentiamo in settimana, dai. Benissimo. Io vi ringrazio, tenete presente la mia disponibilità, pensateci, e poi magari ci aggiorniamo anche sotto questo aspetto qua. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie.